Regalo, regalo. Ciao ragazzi, ciao ragazze, io sono Aurora e benvenuti in questo nuovo vlog. È da tantissimo che non vloggo, ovvero da Parigi, quindi un mesetto. E oggi, visto che sono tornata a casa in Umbria in anticipo per le feste di Pasqua, ho scelto di portarvi con me una giornata tipo di quando sono a casa, che è molto più movimentata di quando sono a Milano. In realtà sono le 9:55, io mi sono svegliata da tanto, in più questa notte sono stata veramente malissimo con l'allergia, volevo dormire dai miei nonni. Ho provato a dormire, a mezzanotte mi sono dovuta alzare assolutamente, prendere la macchina e andare a casa mia dove avevo gli antistaminici, il cortisone, perché stavo soffocando. Allora adesso andiamo al negozio dei miei genitori che devo fare alcune foto e poi in realtà fra un'oretta vado con la mia amichetta a fare due passi, una camminata e ci muoviamo, muoviamo questo culone. Siamo arrivate al negozio, guardate. Sono arrivato un sacco di moto e adesso io devo fare un po' di foto per metterle nel sito, comunque sui social. La prima moto che andremo a fare le foto è questa Kawasaki Z900. L'ho portata fuori io ovviamente, la riporterò dentro io ovviamente perché io ho... No, sto smoccicando. Dicevo, io ho il muscolo. Siamo ritornati, ora vi faccio una bella doccia, ma prima vi dico un attimo i chilometri che abbiamo fatto. Allora, dall'orologio non me lo fa vedere, quindi apro l'app direttamente. In un'ora e 16 più o meno abbiamo fatto 6,80 km. Il passo medio in realtà è stato di 11 minuti secondi. Un po' lento. Eccoci qua, praticamente che transition. Mi sono cambiata da casa. Visto che è stra presto ancora, ho scelto di utilizzare quest'oretta per prima di pranzo per studiare. Visto che ho tante cose da fare, da studiare, mi sono messa nella mia cameretta da studio a casa dei miei nonni. E praticamente ora andiamo a fare sociologia. Praticamente di sociologia ho due libri. Il primo, questo libricino piccolo del professore proprio. Il secondo, un libricino più grande in inglese che ancora devo fare. E cosa faccio? Io leggo il libro, sottolineo le cose più importanti con la matita e poi riscrivo gli appunti al computer. E poi li studio da questi appunti. Ok, ora di pranzo comunque ho fatto un capitolo di riassunto, quindi ora l'ho salvato, lo chiudiamo e andiamo a pranzo. Ho finito di pranzare e sono 1:35 e senza perdere tanto tempo, ora mi vesto un po' più carina per uscire, ci trucchiamo. Che poi come avete capito sono dei miei nonni e qua non ho così tanti vestiti, quindi bisogna trovare assolutamente una tuta di mia nonna. C'è del casino, ma ora vi faccio vedere su cosa sono indecisa. Sicuramente volevo mettere una tuta a questo punto dello stesso colore. Allora, la tutina lilla è stata abolita, quindi ho provato questa qua verde chiaro. Il sopra è stracarino, il sotto è che mi sta largo qui. Di conseguenza per le gambe mi piace perché è tutto largo, ma mi cade e mi stanno male, cioè sembro quadrata, che lo sono, però. Allora, il verde... Ah, non mi piace! Questo mi sta molto più stretto, nel senso mi fascia molto più le coscioni che ho, proprio me le fascia tantissimo. Se soffrite come me di allergia,
Oh minchia, quante brucia. Vi consiglio questo olio del re. Li dovete mettere due goccine, inserirle nel naso e vi brucerà come il fuoco, ve lo giuro, brucia come il fuoco. Però respirate molto meglio. Mi sono truccata molto alla buono, come si può vedere, ma va bene così. Ora abbasso un po' il sedile, accendiamo la macchina e si vola. Perché incade sto gatto? È sta antipatico. Il gatto. Buongiorno. Ti piace il mio outfit? No, fa schifo, che schifo. Dove l'ho portato? Lorenzo, ti piace il mio outfit? No. Dai, scherzi. Non mi vecchia, Diego. La mia esigenza è di avere un bicchieretto d'acqua, ma voglio il regalo. Regalo, regalo. E da un mese che mi devi dare il regalo, quindi regalo, sì, regalo, regalo, regalo. Non lo andiamo anche male. Che mi hai regalato? Un anello. Mi doveva fare questo regalo per quando siamo andati a Parigi. No, questo regalo era per Parigi. È incantato? Incantato? Che bello regalo! Questo regalo, no, questo regalo me lo devo. Oggi niente. Ti prego, aprila. Non c'è niente. Ti prego, ma è veramente niente. Un ringrazio. Ma devi fare un regalo. C'è da un mese che l'aspetto. Io 3 giorni che le dico un cazzo. E 3 giorni che le dico un cazzo. Anche ieri le vie dove facevi mi regalato io un cazzo. Sì, ma sì, sono sto bigliettino, c'è scritto un cazzo, ma un cazzo. No, c'è scritto peggio. Fammi vedere, fammi vedere. Dammi il regalo. Cioè, è da me che mi dici che mi devi dare il regalo. E perché? Mi sono vendicato. Perché? E sai quando? Mi ho proprio fatto l'arma di mare quel giorno. Quando? E io mi sono vendicato. Come ho fatto cose che mi ha regalato la PlayStation. Come ho fatto la fotina sulla tavola e pure per il culo. Ma non l'ho fatto, l'ho fatto. E io mi sono vendicato adesso. Ma arma a casa. Questo è il video, spero che abbia mille visualizzazioni. Ci hai fatto aspettare un mese per sto cazzo dei regali di merda che è un fogliettino? Ci manca che ce l'ha scritto Suca. Ma tu il regalo di merda c'è tutti i giorni. Non sei tu. Ma a Parigi mi hai detto che mi dovevi fare il regalo, che regalo era? Questo? Ma era manco pesce d'aprile. Era stato programmato. Lorenzo, ma fa rabbia. Però era fatta. E sta andando bene. Ma lo fa anch'io. L'estate scorsa ho fatto credere a Lorenzo che avevo fatto il regalo della Play tramite un filtro di Snapchat. Io ho fatto credere di Snapchat. Io ho fatto credere che avevo comprato la Play 5. Però si vedeva, cioè se tu stavi attento alle immagini che mandavo, si vedeva. No. Si vedeva. No. Ma se le ritrovo ve le metto qua. Lui pensava veramente che andava a spendere 1000 euro per una Play o 500 euro per una Play. No.
E dopo un anno ha fatto questo, lo scherzo, dopo un anno. Se dopo un anno, ma che problemi ti affliggono? Allora, siamo venuti fuori perché ora faremo volare... Facciamo volare il drone. Che video, poi... Dove è andato? È là, eh? È là. È quel puntino che adesso ho perso. Tu lo vedi? Ah, è là. Questo è il mio outfit. Partiamo dalle scarpe. Partiamo dalle scarpe. I calzoni. La... Ciao! Sono le 5, ora andiamo a fare finalmente quella merenda e ci andiamo a pappare un gelatino. Cappello bianco, come sarà questo qua? L'ho detto io, ora anche Lorenzo lo vuole prendere, perché anche qua ho il bianco. Che è quella busta? Per chi? Siamo tornati, è la terza volta questo che lo registro, perché la prima volta non l'hai registrato, la seconda volta neanche. Dicevo, abbiamo preso i Magnum, si chiama Michelangelo, piacere universale. Il pack è stracarino, questo rosa, questo bianco, è limited edition. Questo è il gelato di per sé, guardate che carino questi frammenti rosa. Assaggiamo. Mi è andato qua, no? Cacao. Buono. Troppa roba. Anche il cocco. Mi sento solo il cocco. Ah, mi piace, adesso c'è il cocco. Io lo sento. E lo so saluto. Pa 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 pa. Pi. Abbiamo pranzato da abbiamo cenato da Lorenzo. Guardate il mio nasino, lo sto proprio respirando malissimo. Ragazzi, stiamo tornando a casa mia perché Lorenzo vuole dormire con me per farci perdonare con tutte le cose brutte che mi ha fatto. Perché oggi mi ha rotto anche la mi ha tirato una pallonata sulla testa e mi ha spaccato, oltre che la testa, la bolletta. Quindi si deve far perdonare. Per questo stavo tornando a casa mia a prendere il pigiama e l'antistaminico. E questo è sempre il mio outfit bellissimo. E tu? Io? E tu da casa, da zingaro? Sì, vabbè. Non, cioè, in senso buono, sì. Prese le cosine mentre lui sta guardando la partita. Alla macchina io. Sì, questo è il mio boccino. Niente ragazzi, mi mando un grosso bacio. Ora mi strucco e devo arrivare perché domattina sveglia presto per andare per studiare. Una buona notte e noi ci vediamo per il prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate like, se avete attivato la campanella e per non perdervi nulla, e seguitemi mi raccomando negli altri social network, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Masino rosso.